Dopo l'annuncio arriva la tempesta ed è una vera pioggia di fulmini quella che sta cadendo su Palazzo Marino nelle ultime ore. Al centro della querelle ci sono le ZTL milanesi. Dal 9 giugno gli occhi elettronici di area B si riaccendono mentre quelli di area C torneranno ad attivarsi negli orari abituali, ossia dalle 7.30 alle 19.30. L'annuncio del comune ha ovviamente scatenato le reazioni delle opposizioni di centrodestra. Area B è un provvedimento classista perché impedisce di muoversi a coloro che non hanno i soldi per cambiare l'auto. Inoltre è un provvedimento inutile per l'ambiente perché è stato dimostrato durante il lockdown più pesante di tutti che pur bloccando tutte le auto, non solo a Milano ma in tutta la Lombardia, l'abbassamento delle soglie di inquinamento è stato quasi irrilevante. Questo a significare che non è l'auto la principale responsabile dell'inquinamento e dei danni alla nostra salute. Riprendono area B, area C e il pagamento dei parcheggi a pieno regime. Nuove tasse per i cittadini milanesi. Sia chiaro, queste misure non servono per ridurre l'inquinamento, lo abbiamo visto durante i due mesi di lockdown, quando tutte le automobili erano ferme e l'inquinamento non è sceso. E in questo momento che chiudono le scuole, le persone vanno più in bicicletta per il bel tempo, il traffico diminuisce, quindi sarebbe opportuno non andare a tartassare i lavoratori, le persone anziane, i disabili, cioè coloro che l'automobile la devono usare per andare al lavoro, per andare a farsi curare o per le loro esigenze. Noi di Forza Italia lunedì in Consiglio Comunale presenteremo un documento per chiedere la sospensione di questi provvedimenti almeno fino al 31 dicembre 2021. La decisione del Comune scaturisce dai dati sul traffico registrati da quando la Lombardia è entrata in zona gialla. In un confronto con lo stesso periodo del 2019, prima della pandemia, infatti l'indice di congestione è superiore del 47%, mentre gli ingressi in area C di veicoli soggetti al pagamento sono superiori del 37%.